Siamo a bordo del nostro Pajerone, stiamo cercando di raggiungere l'uscita della prova speciale per intercettare i nostri tre equipaggi che oggi sono in gara. Carrara e Dominella, che sono stati i primi ad entrare sulla PS, e ancora Schiumarini Gaspari, che sono entrati subito dopo, le due Mitsubishi WRC, e poi ancora Ricky Rickler con il bestione Marione, il nostro super camion Liveco Eurocargo. E niente, adesso alla guida c'è Tognarini, che doveva essere alla navigazione del side by side di Fabio Del Punta. Ci sarà domani. Che però, come ci ha appunto adesso anche lui ricordato, tornerà domani. E oggi si dovrà accontentare di questo trasferimento che stiamo facendo. Un trasferimento leggero, tanto vi faccio vedere un po' anche quello che c'è intorno. Guardate che meraviglia. La strada è dritta e asfaltata in questo caso, però il paesaggio attorno è bestiale. Esatto, io qui ho allestito il mio ufficio perché lavoro anche dalla macchina, giustamente, però i paesaggi che vediamo sono incantevoli. Ci sono cammelli, ci sono, che poi sono dromedari, non sono cammelli, ma insomma, tende beduine, e ci sono dei canyon dall'altra parte. Abbiamo visto delle montagne con dei canyon che ci hanno segnalato anche i nostri amici piloti. Oggi sarà una tappa di 407 km, la speciale intendo, molto difficile anche in questo caso, con l'attraversamento di canyon veramente particolari, e peraltro però garantiscono uno scenario indimenticabile e davvero da sogno, come c'era stato presentato all'inizio. La nostra Dakar continua e il nostro viaggio anche.